Buongiorno, fa molto piacere partecipare a questi lavori perché certamente non è una questione di arroganza, ma professionisti usano da sempre i dati geografici e l'opportunità dei dati dell'open data è vista da tutti quanti noi, credo anche i tanti colleghi che ci sono nel pubblico, come una grandissima opportunità. Quindi, collaborare insieme ad poter avere a disposizione in maniera efficace e soprattutto sostenibile l'informazione è fondamentale. Tutti siamo afflitti dai soliti problemi, cioè quando abbiamo un impegno professionale rispetto alle aziende e a tante altre cose, dobbiamo anche rispondere in maniera un po' più rigorosa in quanto abbiamo delle responsabilità civili e penali su quello che noi facciamo. Quindi intanto dobbiamo cercare i dati, poi vedremo, e soprattutto avere dei dati che sono adeguati all'utilizzazione, al contesto e, usando un vecchio termine, alla scala del nostro intervento, perché abbiamo visto tante bellissime cose, poi le valuteremo assieme. Per non utili per la gran parte delle attività che noi andiamo a svolgere. I professionisti usano i dati open, naturalmente, come vi ho già premesso, vorrebbero largamente utilizzare i dati open, è alla base della nostra attività, cioè noi usiamo i dati geografici perché è un nostro linguaggio, il linguaggio della geografia è parallelo a quello diciamo verbale ed è nato parallelamente all'uomo la rappresentazione dello spazio. Naturalmente abbiamo lavorato, ci siamo formati al nostro inizio, anche se ho avuto la fortuna fin dal periodo universitario già di lavorare con sistemi digitali, ci siamo formati sulla base di dati cosiddetti analogici. Abbiamo assistito per tanti anni a lunghissimi processi di digitazione, cioè di trasformazione dei dati vecchi dati in dati digitali. Oggi naturalmente la produzione è largamente su dati digitali vettoriali nei vari sistemi e formati che si stanno finalmente consolidando. Non abbiamo più tanti problemi di trasferimento di formati. Naturalmente, quindi no, le nostre esigenze sono tra le più diversificate e articolate. Ogni nostra attività comprende decine e decine di strati informativi, di informazioni, di aggiornamenti, di verifiche, per poter arrivare ad una proposta che sia corretta nei confronti della nostra committenza, che può essere la pubblica amministrazione. Quando parliamo di pianificazione di ogni tipo di problematica, non solo quelle urbanistiche, da quelle più generali a quelle diciamo attuative, fino ai piani di rischio, per esempio, che è una problematica che purtroppo c'è di particolare attualità, visto diciamo, il grado di pericolosità e di frequenza con la quale i nostri insediamenti, le nostre città, i nostri abitati vengono interessati da fenomeni che hanno dell'eccezionale solo nella prassi giornalistica. Sono dei fenomeni spesso che potevano essere consolidati e che con opportune atteggiamenti e comportamenti potevano essere evitati. Faccio un esempio banale: proprio l'altro giorno un collega mi chiedeva delle informazioni perché doveva fare il piano rischio di un insediamento di un grosso comune dell'hinterland napoletano. Mi chiedeva, cioè, devo fare una modellazione in base alla direttiva Seveso, dove è l'elenco delle aziende a rischio del territorio. Abbiamo recuperato l'elenco del Ministero, sono 1200 aziende a livello nazionale, questo è tutto, forse sono di più solo nella periferia di Napoli. E infatti nel suo comune ne era indicata una solamente, ce ne sono almeno una quarantina. Quindi io come faccio a fare una previsione di rischio, cioè che è una cosa fondamentale? Stiamo parlando di rischio industriale, aziende di particolare pericolosità, perché sono all'interno dei centri abitati, ma abbiamo trovato una sola azienda, naturalmente. Quindi il problema dei dati è un problema complessissimo. Non solo, ovviamente, poterlo
potervi accedere, metterli a disposizione, perché prima di parlare di apertura dei dati bisogna capire l'amministrazione, la pubblica amministrazione, cioè chi detiene i dati, effettivamente la sostenibilità e l'utilizzabilità di questi dati. La dottoressa prima Palmirani parlava di licenza d'uso della CC oppure del CC BY, che non incidono solo sul problema della disponibilità e dell'utilizzabilità, ma anche della responsabilità del dato, perché per me un dato implica delle responsabilità precise. Vi faccio un esempio: per colpa di una virgola, in Italia ci sono non so quanti funzionari della pubblica amministrazione che hanno ricevuto un avviso di garanzia, perché la normativa sui vincoli ambientali, cambiando una virgola, ha vincolato categorie di beni che prima non erano vincolati, in particolare le aste idrografiche, dove prima si parlava solo dei fiumi iscritti al registro delle acque pubbliche, oggi è stato generalizzato, quindi si parla di fiumi. Però siccome i magistrati non sono esperti né di territorio né di cartografia, se leggono su una mappa che c'è scritto fiume o torrente, per loro quello è da vincolare. E allora abbiamo decine e decine di cause di colleghi che per colpa di una virgola si trovano in grosse difficoltà. Quindi è chiaro che per noi il discorso dei dati è un po' più delicato, fermo restando che le tantissime applicazioni che abbiamo visto costituiscono delle grandi opportunità in altri settori. Ma confiniamo la nostra discussione alla problematica dei professionisti. Dicevamo, abbiamo una complessa articolazione, usiamo la geografia, il linguaggio spaziale, andiamo verso una geografia nuova. Infatti stiamo sviluppando dei progetti di formazione anche per le scuole, legate a una geografia nuova che si sta definendo, grazie alla confidenza che tutti abbiamo dapprima col TomTom in macchina e poi con i nostri smartphone, nella logica del smart city, con l'orientamento geografico, eccetera. Ci sono grandi progetti di crowdsourcing e di condivisione. Un grande problema è quello del monitoraggio del territorio, nel senso che noi abbiamo decine e decine di piani di assetto, piani di gestione, governo, eccetera, in cui è previsto il monitoraggio dei piani, ma nessuno fa il monitoraggio. Stiamo organizzando con molte associazioni che utilizzano il territorio di creare dei progetti crowdsourcing per il monitoraggio del territorio, cioè una condivisione di responsabilità tra la pubblica amministrazione e i soggetti che utilizzano il territorio, a condividere e a partecipare alla tutela e alla valorizzazione dello stesso. Quindi su questo possiamo ampliare notevolmente le nostre opportunità nell'utilizzazione dell'informazione. Le informazioni che troviamo naturalmente sono abbastanza, ecco qui semplicemente un piccolo schema delle professioni specialistiche così chiamate, o legate a delle figure professionali specifiche legate alla pianificazione urbanistica, alla geologia piuttosto che all'agronomia, sull'ingegneria ambientale, biologia, eccetera eccetera, cioè tutta una serie di specialismi che producono, consumano e producono dei dati. Prima parlavamo della possibilità di arricchire le strutture dei dati che noi avevamo a disposizione, ed è quello che normalmente avviene. Io quando devo realizzare un elaborato anche semplice, non parlo di un piano, prendo delle informazioni di base, le strutturo secondo un certo modello, se esistono degli standard cercherò di utilizzare quegli standard, oppure ne sviluppo uno per le mie esigenze e creo una nuova struttura di dati arricchita che io metto a disposizione del mio interlocutore. È chiaro che sarà la pubblica amministrazione o la struttura che penserà poi a poterla rendere pubblica o meno. Naturalmente nell'ambito della professione abbiamo diverse committenze, chiamiamole in questo modo, siano esse private o siano esse pubbliche,
oppure per altre strutture. Collaboriamo molto con le attività di ricerca, sia a livello universitario che dei centri di ricerca, dove è chiaro che al centro di tutte quante le attività è posta la problematica dell'informazione, l'informazione spaziale. Stavamo discutendo per esempio di agricoltura, cioè è chiaro, oggi noi siamo, soprattutto in alcuni contesti, in una fase molto limitata dell'uso delle tecnologie applicate all'agricoltura, cioè senza parlare di agricoltura di precisione, per andare troppo oltre, ma di supporto alla produzione. E di alcune aree parliamo di un supporto che viene fatto attraverso alcune organizzazioni utilizzando dei dati e dei modelli ambientali. Molto difficile, non abbiamo dati sulla biologia, non abbiamo dati e la possibilità di interpolare centraline di monitoraggio, che pure pubbliche, però non sono proprio messe online, per avere dati sull'andamento climatico, eccetera. Quindi, come vedete, il problema è abbastanza complesso nel ripensare forme di organizzazione del lavoro abbastanza più complicate, dove chiaramente l'open data diventa un elemento portante, l'accesso all'informazione la più diversificata possibile, perché io ho solo voluto citare alcuni piccoli esempi in cui i dati più insignificanti, come abbiamo visto prima, per esempio sui dati sul consumo energetico, è chiaro che per esempio i dati sul consumo energetico possono venire fuori da dati statistici aggregati alle caratteristiche dei fabbricati. Per esempio, oggi noi presentiamo le nostre perizie pratiche di ristrutturazione e chiediamo l'abbattimento dei costi perché facciamo degli interventi di riduzione o di miglioramento dell'efficienza energetica dei nostri fabbricati e considerando la tipologia e le cose possiamo stimare statisticamente dove e come fare delle promozioni di alcune cose, eccetera. E quindi dicevamo l'utilizzazione dei dati è fondamentale, per noi però deve rispettare delle condizioni un po' più rigorose, un po' più stringenti, perché noi abbiamo bisogno che quei dati siano certificati per evitare i contenziosi che purtroppo sono, credo, fastidiosi per tutti quanti, costituiscono dei costi diretti e indiretti in termini di tempi e di lungaggini che oltre che a danneggiare la pubblica amministrazione, perché noi un piano impieghiamo anni a poterlo realizzare, dovendo guardare e salvaguardare tutta una serie di operazioni e soprattutto dei costi di acquisizione e di elaborazione dei dati. Prima si è parlato anche da parte del dottor Agostinelli dell'utilizzazione del riuso nell'ambito della pubblica amministrazione dell'informazione, che è molto basso, cioè a me è capitato che su uno stesso territorio di trovare 3-4 strutture dati fatti da 3-4 enti diciamo sovraordinati e sovraordinati, regione, provincia, parchi, autorità di bacino e così via. Ognuno aveva fatto la sua struttura dati senza pensare minimamente di poter riutilizzare e integrare quella fatta magari da un ente, perché non c'è neanche l'informazione tra di essa dei dati da farsi. A me è capitato di dover fare dello scouting vero e proprio presso l'amministrazione, andare a vedere quello che c'era, dice architetto, questo è quello che ci hanno dato, ci dica lei che cosa abbiamo. Abbiamo anche situazioni abbastanza complesse, non abbiamo certo purtroppo tutte le amministrazioni a un livello adeguato, anche perché sono tantissime, cioè, quindi non parliamo solo degli 8.000 e dispari comuni, ma tutti gli organismi intermedi, dai parchi, i parchi regionali, quelli nazionali, le autorità di bacino. Le autorità di bacino, per esempio, sono delle grandissime, cioè sono tra gli enti che hanno tantissime strutture di dati, estremamente utili ad amplissimi settori dell'attività, sia produttiva che professionale, che pure non sono noti. E così via, ce ne sono veramente tantissimi. Quindi noi abbiamo la necessità intanto di capire dove sono i dati, come sono fatti, di averne una garanzia per poterli utilizzare senza dover poi incorrere in eventuali problematiche di varia natura. E qui il discorso sulla natazione lo salto perché
lo conoscete sicuramente benissimo, è di importanza, quindi della metadatazione serve a risolvere questi problemi nel momento in cui ci sposteremo sempre di più verso la diffusione di dati aperti, geoportali eccetera, parleremo di metadatazioni più complesse attraverso le ontologie, le OVL o altre forme di web, legate al web semantico eccetera. Quindi io qui avevo preparato alcune indicazioni di massima su un elenco di problematiche che noi abbiamo, dove ogni tipologia di quel dato a sua volta ne contiene decine e decine alle spalle, quindi abbiamo alcune necessità, quindi oltre ad avere dei dati su delle strutture utilizzabili, come ci diceva anche la dottoressa, non voglio esagerare, ma potendo avere a disposizione dei dati in un certo formato possiamo utilizzare dei modelli condivisi, cioè modelli di elaborazione dei dati che sono pochissimo utilizzati ancora, proprio perché non abbiamo delle strutture omogenee dei dati stessi. Ci farebbero risparmiare tantissimo, dando dei risultati in maniera veloce, in maniera affidabile, e quindi potremmo fare molto di più nella stessa unità di tempo. Naturalmente molte regioni prevedono al proprio interno, io citavo la regione Campania perché conosco un po' più da vicino, nell'ambito delle proprie leggi urbanistiche l'obbligatorietà dell'utilizzazione e della strutturazione dei dati geografici, le regioni quasi tutte, una parte di esse come vedevamo prima, hanno deliberato le leggi regionali sull'open data, siamo in attesa di alcuni aspetti legati anche alla valutazione dei costi e della distribuzione, costi marginali o che cosa, insomma non è tanto un problema, però è chiaro che nelle nostre considerazioni abbiamo questo tipo di vincolo che vorremmo fosse, diciamo, opportunamente portato anche all'attenzione nell'ambito delle comunicazioni che anche l'associazione svolge nei confronti della pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, su questo tipo di esigenze. Qui erano riepilogati semplicemente alcune standard, tanto l'Inspire quanto quelli dell'OGC, come tipi di servizi per l'accesso e l'interoperabilità. Naturalmente per quanto riguarda le indicazioni Inspire, io dico solo una cosa, cioè di strutture di dati Inspire sono stati fatti, cioè per esempio molte regioni hanno strutturato posteriori la loro struttura dati secondo un modello Inspire, che ha comportato dei costi significativi e delle lentezze. È chiaro, io ho una cartografia aggiornata probabilmente da 10 anni fa, a 5 anni fa, strutturata nella forma Inspire, perché la cartografia viene ancora prodotta in Italia in un formato CAD vettoriale, legato alla nostra cultura rappresentativa e non a una cultura quantitativa come i sistemi informativi geografici che noi utilizziamo ci obbligherebbero. Quindi anche nella produzione del dato è fondamentale inserire delle regole. Qualcuno ci dice ma ci costerebbero troppo, ma questo appartiene a un'altra sfera delle problematiche, come pure abbiamo accennato come quanta produzione di dati viene fatta nell'ambito dell'elaborazione di un piano. Tutti quei dati sono dati fondamentali per la pianificazione dei servizi, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per l'accessibilità, per i piani di rischio, eccetera, eccetera. Sono tutti dati riutilizzabili nell'ambito dello stesso ente e soggetto. E poi la pubblicazione di questi dati, che manca. Il paradosso sono i piani di rischio che i comuni sono stati obbligati a fare e che hanno chiusi nel cassetto, cioè il piano di rischio è un elaborato cartaceo che sta nel cassetto dell'assessore. Cioè, ma se, voglio dire, è una problematica diffusa della popolazione, forse proprio gli interessati non lo conoscono, però amministrativamente molte volte ci troviamo nel paradosso che è stato prodotto, è stato protocollato, è disponibile, si va al comune, lo si va a consultare. Perfetto, quando, sapete benissimo, quando ci sarà un rischio nel vostro quartiere, spero di no, per ognuno di voi, qualche problematica, potete andare al comune a consultare il piano di rischio su come comportarvi.
Quindi quello che noi chiediamo in estrema sintesi, quindi è una, certamente un avanzamento del dibattito, della distribuzione dei dati, prestare attenzione a delle esigenze specifiche, rimodulare e rimodificare molte norme anche sugli appalti per la produzione e l'aggiornamento dei dati, tener conto di tutti i dati e di un censimento vero dei dati disponibili presso i tantissimi enti, cosa che purtroppo è stata molto sottovalutata, e se fosse possibile, ma questo magari ne parleremo fra qualche sessione di lavoro tra qualche anno, anche cominciare a parlare della diffusione di modelli d'uso dei dati, perché finalmente forse li avremo e potremmo utilizzarli tutti quanti. Vi ringrazio dell'attenzione e buon proseguimento a tutti.